Diambò, si parla molto bene di te, si è parlato in questo mercato anche della possibilità che potessi andare a giocare in Serie A, sei rimasto a Pescara, nel Pescara contento però? Vabbè, io sono di più contento che Pescara, perché sono, io eri un giocatore della primavera che a crescerci qua, è cresciuto qua. Voglio fare bene, voglio dimostrare la mia qualità in prima squadra prima di andare in qualche parte. Può essere questa stagione per te la stagione della definitiva consacrazione? Ma sì, speriamo, però sono qui, siamo tanti nel centrocampo, c'è l'hai che qualcuno che hanno esperienze come Mimucciai, Valdifiori e altre cose, io sono qui per imparare su loro. Dopo vediamo, sono qui per dare un mano con la squadra. La società crede molto in Diambò però? Non lo so, sono un giocatore come altri, ma deve fare bene, io sono concentrato sul lavoro e gli altri io lo lascio qui. Il campionato è iniziato da poche giornate, ora c'è la sosta, hai avuto però l'opportunità di conoscere questo nuovo allenatore Massimo Oddo, come ti trovi con lui? Ma mi trovi bene perché lui è un allenatore che ha fatto benissimo, che crede tanto sul giocatore, su tutti quanti che sono qui, ma lui fa un buon allenamento e proviamo a ripetere stessa cosa al campo. Diambò, le tue caratteristiche tecniche, dove preferisci giocare e qual è il modulo che prediligi, se ce n'è uno? Ma non c'è il modo di giocare, però sono un giocatore che ha a disposizione del miss, sono centrocampo e io gioco dove mi imposto il miss, dove mi metto il miss gioco, non c'è una posizione preferenza. Preferisci però un modulo più di altri per la squadra in generale? No, io non c'è un modulo di preferenza, te lo dico ancora, sono un giocatore che è a disposizione del miss. Se il miss fa il 4-3-3, se io sono sull'11 titolare, questo mi fa piacere. 4-2-2 sono sull'11 titolare, anche mi fa piacere, sono solo un giocatore che è a disposizione del miss.